Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dragoni piace molto provocare, tanto per rimanere in tema. Pure Dragoni, quindi è un provocatore. No, ho detto piace provocare. E detto questo, guardi, che due parlamentari della Repubblica vadano davanti Palazzo Chigi a esprimere il proprio dissenso, non nella manifestazione che stava ben lontana, la manifestazione, di un provvedimento che sarebbe stato approvato ad ampissima maggioranza, e vengono di fatto aggrediti dal Presidente della Coldiretti, che attraversa la strada, fa centinaia di metri per raggiungerli e dargli dei delinquenti e prenderli alle spalle. Al di là dell'aggressione nel sé, c'è un problema molto serio, che dei parlamentari debbano essere tacciati in quella maniera perché hanno espresso delle opinioni, chiaro? Allora c'è un problema molto serio in questo Paese. Tutti dovremmo, come dire, condannare il comportamento del Presidente dei Coldiretti, compreso Dragoni lo dovrebbe fare. Detto questo, che Maggi sia un noto provocatore, francamente, io che conosco Maggi da tanto tempo faccio fatica a immaginarlo come un provocatore, insomma. Se no, allora, cosa dovremmo dire di Marco Pannella? Secondo lei quello che c'era scritto su quel cartello di Maggi, coltivate ignoranza, era una giusta sintesi del messaggio politico che va mandato? È un'affermazione che deriva dal dibattito, perché nel dibattito il Ministro dell'Agricoltura ha voluto far credere che questo provvedimento, e tuttora vuol far credere, sia un provvedimento che tutela la salute e la sicurezza alimentare. Niente di più falso, per due ordini di motivi. Il primo è che il Ministro dell'Agricoltura è colui che sistematicamente, ma non solo lui, da firma decreti di deroga per sostanze altamente nocive in agricoltura, penso alla cloropicrina, una sostanza messa al bando dall'Europa che l'Italia dà deroghe su continue deroghe. Siamo il paese che utilizza più di tutti in Europa i fumiganti, l'uso di pesticidi, siamo al 16%. La seconda è una questione legata al fatto che questo provvedimento è un provvedimento che viola il Trattato dell'Unione Europea e la Costituzione sulla libera, la libere, diciamo, passaggio delle merci nell'Unione Europea. No. Il punto è che non stiamo parlando di una cibo artificiale, anch'io sono contrario al cibo artificiale, stiamo parlando di una carne coltivata. E che da questo punto di vista si pone anche un po' un problema rispetto a quando saremo 9 miliardi di persone in questo pianeta, dovremmo soddisfare il problema di cibo. Su questo...